allora con il nostro filato um, che troverete sul nostro sito www.handyandmade.it inizieremo questo nuovo progetto il filato è 100% cotone egitto e 50 grammi ed è lungo 127 metri è un filato versatile che si adatta a um, adulti bambini o a qualsiasi tipo di lavorazione io lo adoro è un filato molto molto bello allora, lo lavorerò la casa produttrice consiglia, come potete vedere, un uncinetto, un ferro da 4 o un uncinetto da 3 mezzo o da 4, anche io lo lavorerò con un uncinetto Perdonatemi, con un uncinetto da 3. Ora iniziamo subito con il nostro cappietto. Sarà una lavorazione estremamente facile da dover realizzare, adatta a chiunque, anche chi è alle prime armi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abbiate tante catenelle quanto larga volete la vostra copertina ci vediamo tra poco allora ho lavorato i miei 120 punti lavoro ancora 1 2 per girare la lavorazione perché incluso il 120 punto sarà il mio la mia prima maglia alta ho okay, puntato l'uncinetto nella catenella numero 4 e ho lavorato la maglia alta poi ancora punto l'uncinetto nel punto successivo e lavoro una maglia alta punto successivo maglia alta punto successivo maglia alta Oops. punto successivo maglia alta ora per tutti i punti che andremo a lavorare per ogni punto sottostante il motivo sarà il seguente un punto di maglia alta vedete allora, vedete, ho lavorato per ogni punto sottostante una maglia alta. Ora, per girare la lavorazione, lavoro 3 catenelle più una. Perché più una? Perché ora andremo a lavorare i punti alternati. 3 più 1, 4. Quindi questo non lo lavoro perché già ho le 3 catenelle che rappresenteranno la mia prima maglia alta. Questo lo salto, vado qua e lavoro. Il mio primo punto alto, ancora una catenella, salto questo, vado qua, una catenella, salto questo e vado qua, una catenella, salto questo e vado qua, ancora una catenella, salto questo e vado qua, una catenella, salto questo punto e lavoro qua. Una catenella, salto e lavoro qua. In pratica andrò a lavorare un punto pieno e un punto vuoto. Ok, giusto per alternare e comunque rendere un po' più fresca la nostra copertina, visto che si tratta di un periodo molto estivo, proprio estate inoltrata. Ok? Vedete? e si presenta così il nostro punto traforato ora lavorate tutto questo giro e poi ricominceremo insieme il terzo allora io sono andata un po' avanti perché volevo farvi capire il motivo soprattutto a chi è eh, principiante no? per, per far capire bene quale poi sarebbe stata la lavorazione di questa copertina in pratica come vi dicevo lavoreremo un punto pieno un giro pieno, un giro vuoto un giro pieno, un giro vuoto noi prima abbiamo lavorato il giro pieno. Poi eravamo sul vuoto. Ora sono di nuovo a ripetere la sequenza sul vuoto e vi faccio vedere come vedete, ho puntato l'uncinetto. Questo passaggio lo faccio vedere, ho puntato l'uncinetto nella terza catenella, non so se, se riuscite a vedere, nella terza catenella, qui in modo da lavorare la mia ultima maglia alta. Poi di nuovo 3 catenelle, 2 e 3 per girare la lavorazione e questa rappresenterà la mia prima maglia alta all'interno dell'archetto o se volete nella catenella andate a lavorare un altro punto alto sul punto alto il punto alto in pratica andate a riprendere ovviamente tutte le maglie come le avete lavorate nel rigo precedente quindi diciamo che ora lavorerete tutti i punti pieni vedete? Sulla maglia alta io lavoro la maglia alta, nell'archetto lavoro la maglia alta, sulla maglia alta lavoro la maglia alta. È un punto estremamente facile, io lo amo questo tipo di traforato perché ti dà quel senso di copertura ma anche di leggerezza. Vedete? punto vuoto io lavoro la maglia alta sulla maglia alta maglia alta maglia alta maglia alta e così si riprende a lavorare di nuovo l'alternanza ma questa volta è tutto il giro a punto pieno Vedete quindi ora continuate tutto il giro così e magari ricominceremo poi dopo a lavorare traforato insieme. A tra poco, vi faccio rivedere il passaggio. Vedete ora devo lavorare uno nell'archetto e uno nella catenella. Ok, che rappresenta abbiamo detto la mia maglia alta di inizio lavoro. Ora di nuovo giro 2-3. 4 catenelle e diciamo che da questi giri qua in poi il lavoro vi è sempre più facile perché avete la guida sottostante, se non volete contare quanti punti saltare basta che seguite la guida sotto, vedete vi richiama la linea e continuate a lavorare nel seguente modo ora fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Ci vediamo dopo. Allora... Sono arrivata alla fine e ho un'altezza di 70 cm ed una larghezza di circa eh, quasi 63-64 cm. È larga la mia copertina, è un po' più come se fosse quadrata in questo momento. Ora, um, perché mi andava di farla in con questo tipo di dimensione, altrimenti la potrete realizzare tranquillamente con una larghezza di 55 cm un'altezza sempre verso i 70 e vi viene un po più rettangolare a me andava di darle questa forma un po più quadrata detto ciò uh, vedete come si presenta il punto tra il traforato e il pieno ora andremo a realizzare il bordino e lo faremo nel seguente modo sono qui nella parte finale del, del mio lavoro e ora do una due 3 catenelle 4 e 5 vado qui vedete questa è la maglia alta punto l'uncinetto alla base della maglia alta e tiro una catenella vedete una mezza una maglia bassissima chiudo ora ripeto di nuovo i miei 5 le mie 5 catenelle 3 4 e 5 vado di nuovo alla base della maglia alta in pratica noi ora andremo a realizzare una serie di archetti che poi comporranno il nostro bordo. Quindi, continuate 1 2 3 4 e 5 e andate alla base della maglia alta. Vedete? Ora continuate così e ci vediamo quando dovrete lavorare l'altra parte della lavorazione. Ora, vedete? Abbiamo finito il primo lato, ora siamo nel nell'angolo dove inizia la parte sottostante della lavorazione andremo a lavorare nel seguente modo quindi ancora 1 2 3 4 e 5 ora qui abbiamo i punti di riferimento no quindi saltiamo 1 saltiamo 2 nel terzo chiudiamo con una maglia bassissima ancora 1 2 3 4 e 5 salto 1 salto 2 nella terza Chiudo con una maglia bassissima e faccio ora così per tutta la lunghezza: 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, salto 2, vado nel terzo, vedete. Quindi continuate così e poi dopo ritornerete dall'altro lato dove avete la, il motivo traforato e lavorerete allo stesso modo, mentre la parte superiore la lavorerete allo stesso modo, cioè ogni 3 creerete poi l'archetto da 5. Quindi create prima questo giro e poi dopo ci rivedremo non appena dovremo lavorare il secondo giro di archetti. Allora, ho finito il primo giro, vedete ora sono nell'angolo dove tutto è partito ora ricominciamo di nuovo con 5 catenelle 2 3 4 e 5 e le andiamo a chiudere all'interno qui della terza catenella con un punto bassissimo vedete ancora 1 2 3 4 e 5 terza catenella punto bassissimo vedete e farò così per tot giri fino a quando non avrò raggiunto, diciamo, il mio bordo eh, dell'altezza desiderata come lo preferisco. Vedete? Quindi ora continuate così per tutti i giri che farete. E ci vediamo dopo. Allora io ho lavorato, come potete vedere, per ben 9 giri e ora ho concluso la mia lavorazione. Quindi semplicemente andrò a chiudere con il punto bassissimo come abbiamo già fatto la mia lavorazione poi dopo non mi resterà altro che nascondere le catenelle di eh, inizio insomma fino lavorazione vedete come si presenta bene il nostro, uh, il nostro bordo è un punto traforato a rete ok ora Altro step, andremo ad inserire ora un nastrino tra, eh, per tutto quanto il bordo, ok? Quindi io lo inserirò di colore azzurro poiché il bambino che riceverà questa copertina è un maschietto, come potete vedere essendo il cotone bianco è molto versatile quindi potete poi a quel punto inserire un nastrino che più vi pare eh, per poter, eh, è un insomma, può andare bene sia per una femminuccia che per un maschietto. Ora prepariamo il nastrino e iniziamo ad inserirlo insieme. Allora, come vedete, io mi aiuto con un aghetto da lana che ha un cappietto, inserisco qui il mio filo e lo andrò a passare in pratica qui. Vedete dove ho le asoline del, um, del primo archetto? Così andrà più comodo anche a passare il vostro nastrino, vedete. L'unica particolarità è che ogni tanto, ovviamente, dovete tirarne un po' di più, allinearlo, in modo che vi viene sempre la parte bella dritta sulla lavorazione. Ok? Quindi quest'ora è un lavoro, eh, diciamo, di pazienza, ma poi vi renderà la copertina veramente deliziosa. Allora, continuate quindi in questo procedimento e ci vediamo poi alla fine, al lavoro completato allora io ho completato come vedete ho applicato poi il fiocchettino in ogni angolo e ho inserito il nastrino per tutto il perimetro fatto ciò per me la mia copertina è finita voi se volete decorarla al centro potete tranquillamente farle, farlo spero che questo progetto vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere un pollicino su se vi è piaciuto a condividerlo e a visitare anche il nostro sito web per il materiale che ho utilizzato a presto per il prossimo progetto creativo